ragazzi e benvenuti in questo video. Chievo Verona 0, Cagliari 3. È questo il punteggio che ha aperto il 29esimo turno di Serie A, un anticipo dal risultato bugiardo, perché è il Chievo che fa la partita nel primo tempo, soprattutto nei primi 15 minuti. Il Chievo domina i primi 15 minuti, Meggiorini ha due grandi occasioni, poi l'episodio che cambia la storia di questa partita. Il gol di Pisacane, palla inattiva, palla insidiosa per la difesa clivense, e Pisacane a due passi batte Sorrentino per l'1-0 sardo. Pisacane che sblocca la gara al 16esimo e poi il Chievo che comunque si ributta subito in avanti per tentare il pareggio, ma dopo un avvio difficile è Niccolò Barella, il migliore in campo per quanto riguarda il Cagliari, a fare un'azione pazzesca proprio sulla parte finale del primo tempo, al 33esimo, un'azione spettacolare sulla fascia, pallone per Gio Pedro, pallone d'oro per Gio Pedro che batte Sorrentino per il 2-0. Che giocata ha fatto Niccolò Barella! Generalmente ne ha saldi 2-3 e poi una palla d'oro dove Gio Pedro doveva solamente depositarla in rete. 2-0 è finita così? No ragazzi, il Chievo è anche ancora più sfortunato, prende un pallone con Stepinski dopo il secondo gol di Gio Pedro e nel finale un cross insidioso, Ionita con un grandissimo stacco di testa fa 3-0 Cagliari al 45esimo. Piove sul bagnato in casa Chievo, è espulso De Paoli al 52esimo per una somma di ammunizioni. Una ammunizione nel primo tempo, una ammunizione all'inizio del secondo tempo. Sotto la doccia De Paoli, lì ragazzi finisce la partita. Finisce la partita perché il Cagliari amministra fino al 90esimo e c'entra una vittoria importantissima per la salvezza. Perché? Perché erano 6 gare che il Cagliari non vinceva fuori casa. 6 KO di fila. 6 KO di fila e adesso ragazzi la luce al 20 godi. Chievo Verona 0, Cagliari 3, Pisacane, Gio Pedro e poi Ionita, però il migliore in campo è lui, è l'uomo della nazionale, Niccolò Barella. Assist è veramente fantastico per Gio Pedro, però proprio la partita di Barella è fantastica perché prende due infortuni gravi nei primi 15 minuti, non si vede, e poi la giocata da campione, la giocata che chiude definitivamente il match per l'assist di Gio Pedro. E il Chievo invece si può considerare questa sera in Serie B, è la prima squadra che retrocede, molto probabilmente lo seguirà anche il Frosinone tra poco, però comunque il Chievo ormai non può più farcela, questa sera era forse l'ultima chance per la squadra di Di Carlo, che è sfortunata secondo il mio punto di vista, perché questa sera meritava il risultato, meritava almeno un pareggio per quello fatto vedere, però 3 episodi hanno veramente chiuso la gara. È un Cagliari cinico, un Chievo sfortunato, questa sera si può dire tranquillamente così. E poi veramente il bandolo della fortuna non ha girato in casa del Chievo, perché il palo di Stepinski è la prova che questa sera era una serata sfortunata. Una vittoria invece fondamentale, Cagliari che sale a quota 33 punti in classifica e si può dire salvo. Dopo 6 KO torna la vittoria, migliore in campo in momento Niccolò Barella, è un risultato importante per la squadra di Maran che c'entra una vittoria fondamentale, ripeto, per la salvezza. E nel secondo tempo si è visto veramente il controllo della squadra sarda dopo l'espulsione di De Paoli, che veramente non ha più creato occasioni pericolose. Quindi ripetiamo il finale dello stadio Bentegodi, Chievo Verona 0, Cagliari 3. Una partita veramente sfortunata, nel primo tempo abbiamo visto veramente una partita da due volti, il Chievo che dominava, il Chievo che attaccava, il Cagliari che andava in attacco e segnava, era veramente incredibile. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like, iscrivetevi ragazzi al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.